Scarica la nuova app di Bologna Teatro e sarai sempre aggiornato sugli spettacoli a Bologna e provincia. Notizie, interviste, recensioni, video. Ascolta le interviste ai protagonisti, approfondisci gli spettacoli in evidenza, leggi le nostre recensioni. Aggiornamenti sulle modifiche ai programmi dei teatri, suggerimenti su cosa fare prima o dopo teatro. Scaricala subito dal Google Play Store. Giovedì 14 marzo alle ore 21 all'Auditorium 1 maggio di Crevalcore c'è la stagione teatrale che continua con uno spettacolo di Umberto Marino intitolato Roger, protagonista Emilio Solfrizzi, che ringrazio per essere con noi. Grazie, grazie a voi. Allora Emilio, lo spettacolo si chiama Roger, si parla di tennis, tu sul palco sei un tennista, un eterno secondo, diciamo così, che giochi con uno che è Roger, che è più bravo, il più bravo di tutti, è così? Allora, sul palco si parla di tennis, ma il tennis in realtà è semplicemente uno strumento per parlare poi di qualcos'altro. Insomma, Roger è una metafora, e il tennis stesso viene utilizzato come metafora per raccontare un pezzo dell'umanità, perché io sul palcoscenico sono il numero due, sono numero due che ormai vive su questo campo da tennis invecchiato, imbolsito, nell'attesa di confrontarsi con qualcuno che si spiega durante lo spettacolo è nettamente, straordinariamente, eccezionalmente più bravo di lui, più capace di lui, tanto da assumere i contorni di una divinità. Quindi poi alla fine la novità assoluta di questo spettacolo è che parla di tutti noi, perché insomma tutti noi in qualche modo siamo dei numeri due, quindi parla dell'uomo che affronta la propria vita, che cade e si rialza, che è capace di confrontarsi anche con la divinità, non rinuncia a lottare per vivere la sua vita, e anche quando si può risultare perdenti. Però si può essere felici anche essendo il numero due? Sì, assolutamente, non solo lo si può essere, in questo caso lui lo è, ma infatti vive questa contraddizione meravigliosa tra la voglia comunque di lottare, sapendo di dover essere perdente, e l'ammirazione, l'adorazione totale nei confronti di ciò che è meglio di lui, che è una bella cosa che fa parte dello spirito, dell'animo umano, la voglia di misurarsi con ciò che è meglio, con quello che è più bello, più bravo, per potersi migliorare poi alla fine. E questa, insieme alle tensioni più basse, quelle che accontentano di più la pancia, è anche una delle caratteristiche dell'uomo. Però non è facile neanche essere i numeri uno, delle volte essere numero uno è un po' un peso da portare, bisogna stare sempre molto attenti a come ti rapporti con gli altri, come dire, ci sono numeri uno e numeri uno. E infatti hai centrato nettamente, infatti numero due parla di tanti numeri uno, perché anche tra i numeri uno c'è una classifica. Nel caso di Roger, che ovviamente indica Roger Federer, ma lo indica come un'icona, non perché parla di lui, pensa che Roger è l'ultima parola dello spettacolo, cioè lui non viene mai nominato e quindi non si racconta di lui, ma si racconta una partita che non avverrà mai, una partita immaginaria contro ciò che tu immagini debba essere la partita di una divinità. Nel caso di Roger non, in realtà invece non fa nessuna fatica ad essere il numero uno, lui è proprio chiamato nello spettacolo il numero uno uno, perché più di lui non c'è nulla, ed è vero, è assolutamente vero, cioè, chiunque capisca un po' di tennis, ma anche i non appassionati lo conoscono e conoscono i suoi gesti, le gesta anzi di Roger si staccano talmente tanto dal quotidiano, dalla media, e quindi dalla mediocrità, che assumono un che di trascendente, di divino, e questo lo rende, e soprattutto la facilità con cui lui riesce ad ottenere ciò che è assolutamente anormale fa di lui un essere superiore, insomma. Però la cosa bella è che il numero due adora misurarsi con Roger, perché dal confronto è lui stesso che ne esce migliorato. L'ultima domanda è una semplice curiosità: giochi a tennis, Emilio? Questa è una domanda che mi fanno in molti. Io sono un mediocre assoluto,
No, devo dire che il mio sport è sempre stato il pallone. Io sono uno di quelli nato con il pallone sotto il braccio sulla destra, anzi il pallone era già una cosa, il super santo, devo dire. Era la mia, io scendevo sempre da casa con questo pallone e andavo a giocare ovunque ci fosse uno spazio per poter calciare la palla. Il tennis era uno sport per famiglie un po' più altolocate di quanto non lo fosse la mia. Parliamo di una rassegna che contiene uno spettacolo di cui appunto ci occuperemo. La rassegna Mi sono nascosta nel mio fiore, viaggio attorno a Emily Dickinson, si svolge in vari luoghi di Bologna fino alla fine di marzo. In particolare parliamo dello spettacolo La vostra cara Emily, che sarà dal 13 al 15 marzo alle ore 21 all'Ateliers in via San Vitale 69. Ne parliamo con Grazia Ghetti, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, parliamo di questo spettacolo che è tratto dalle lettere e dalle poesie di Emily Dickinson. Devo dire che questo spettacolo è nato tanti anni fa, nel 1991, quando ho debuttato al Teatro Comunale di Casalecchio e l'ho portato anche in giro in varie città italiane. Emily Dickinson è sempre stata nel mio cuore. Dopo che anche Hollywood l'ha scoperta, perché è uscito il film su di lei, io ho voluto un po' riprendere in mano questo spettacolo con l'aiuto del regista Adriano D'Allea. Ovviamente l'abbiamo un po' rimaneggiato, perché abbiamo chiaramente dovuto impostare le cose in maniera un pochino diversa, e riproposto al pubblico. Dopodiché, siccome appunto è venuto fuori questo film, io ho scoperto che c'è anche un gruppo di persone che si occupano di Emily Dickinson, perché hanno scoperto un compositore americano che ha scritto delle musiche proprio su 12 poesie di Emily Dickinson, è stato creato questo, diciamo così, momento dedicato a lei, in cui appunto si vede la figura di Emily Dickinson sotto vari aspetti. Quello mio teatrale, dico mio perché appunto il testo è mio, l'ho elaborato attraverso le sue lettere, le sue poesie. In scena però le Emily appunto sono due, una che si racconta, che sarei io, l'altra invece, che è Tania Passarini, è quella più nascosta, questa Emily che si è chiusa, diciamo, al mondo e che ha lasciato poi queste meravigliose poesie, insomma, ecco. Lo spettacolo poi si avvale anche della collaborazione di un violinista, che è Marco Cavina, il quale sottolinea questi momenti emotivi della vita di Emily con delle musiche che sono a volte musiche alte, Bach, Tartini eccetera, a volte invece sono musiche legate al folklore americano, per dare anche un po' l'immagine di questa società da cui lei, insomma, in qualche modo si è autoesclusa e alla quale si ribellava fortemente con questa sua autoesclusione. Questo è un po' il significato. Voler rendere al pubblico di oggi questa figura così importante per la sua modernità. Ecco, sottolineiamo questo aspetto.